Scoppia un ordigno in via Pastrengo davanti alla sala ginesca di un parrucchiere, un'esplosione che in tarda serata rompe il silenzio del quartiere Santa Chiara di Brindisi, con i residenti allarmati che avvisano immediatamente i carabinieri. E quanto accaduto questa sera intorno alle 22.30 al negozio di parrucchiere PM di Giuseppe Montanaro, al civico numero 13 di via Pastrengo, a pochi metri di distanza dal bar Manhattan. Il congegno esplosivo, probabilmente una bomba, carta o una cipolla, è stato posizionato tra la serranda e la vetrata dell'ingresso del locale. Lo scoppio causato il danneggiamento della serranda e il lesionamento del vetro della porta d'ingresso che è andato in frantumi. L'ordigno usato con molta probabilità non era di grossa potenza, per cui i danni si sono limitati alla zona d'ingresso. Sul posto, avvisati dai residenti, quindi i carabinieri del comando provinciale di Brindisi, che a loro volta hanno provato a rintracciare il titolare, che però al momento è a Bologna per impegni lavorativi. In via Pastrengo sono arrivati il fratello di Giuseppe Montanaro ed un collaboratore del titolare, che non essendo in possesso delle chiavi non hanno potuto fare altro che constatare il danno all'esterno in attesa di potervi accedere domani mattina dopo essersi consultati con il proprietario. I militari dell'arma hanno contattato telefonicamente Montanaro, al quale hanno comunicato l'accaduto e l'avvio delle indagini per arrivare ai responsabili del gesto.